Mamma mia, a mezza di lorda. A si fossi Mike, a stura t'avissi a ficcare tutta. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Sono la mia ragazza Ambra. Ciao. Oh, ci sanno periodi che non ci stai mai su sto canale e... in cui ci sto sempre. Esatto. Continuo. Vabbè, è estate ragazzi, è normale. Poi comunque io spero sempre che tu ci sia di più, perché vuol dire che stai qua a casa sì, con me. Sì. Però ragazzi, oggi faremo un video un po' particolare, perché vi ricordate il video in che fece Giampi, e poi vabbè l'avranno fatto chissà quanti altri, in cui leggeva i messaggi in direct della sua ragazza? Bene Ambra, oggi è arrivato il tuo turno, ma noi non leggeremo i messaggi in direct, ma andremo a leggere i commenti alle tue foto di Instagram. Mamma mia. E ragazzi, ho scelto io le foto, e solitamente sono quelle foto un po' più in cui la gente si sbizzarrisce. Instagram è il mio social preferito, però mi è capitato più di una volta che mi sono messo un attimo a leggere i commenti, tipo alle foto delle ragazze, e dicevo... Quali ragazze, scusa? No, dico, le foto tue. Quindi andremo a leggere i commenti, quelli un po' più divertenti, che poi in realtà non sono divertenti, ci rideremo su, però sono quelli più vergognosi, i più viscidi, i più stupidi, sotto alle foto di Ambra. Però ragazzi, se questo video supererà i 40.000 mi piace, andiamo a leggere pure i messaggi in direct di Ambra. Messaggi in direct di Mike. È che tanto sono tutte loro, cioè che te... Sono tutte loro, hai detto? Sono tutti tutte. Loro. Sì, tutte. Andiamo a leggere i tuoi messaggi in direct, che secondo me, regà, là ci sta proprio il pattume. Sì, però... Secondo me tu qualche segreto ce l'hai. Io, infatti, ragazzi, non abbiamo iniziato subito con i messaggi in direct, perché secondo così me... c'è tempo di cancellare. Sì, è brava. Quindi ragazzi lasciate 40.000 mi piace e facciamo il video. Ma adesso concentriamoci sui commenti sotto le tue Andiamo. Foto. Voi adesso seguitemi e mettete commenti più strani però belli. Che vuol dire? No. Ambra, mo, ultimamente se la sente un po' fashion blogger, vero, no? Fa 2500 foto tutte che sembra... Cioè, Ambra, le foto si fanno così, ciao, fai come me, foto brutte. No, perché la mia telecamera da selfie non funziona la bene. La tua telecamera da selfie? Sì. Allora, io inizierei con questa foto qua di Ambra al mare. No, questa no, dai, che sembra che c'ho due bomboni, invece è tutto effetto dalla prospettiva. Andiamo a leggere i commenti sotto questa foto che c'ha 281 commenti. Immagino proprio l'incontro tra cervelli proprio. Qua ci saranno discussioni incredibili. Anche se, devo essere sincero, Ambra fa un'attenta azione di censura. Perché Ambra non è censura, sì. Blocca, banna. Tipo camper. Cazziolo le persone. Cazziolo. Cazziolo, come si dice? Cazzio. Ah, cazzio. Tra l'altro guarda il primo che ti scrive vai. Ingrassata. Oh, risposto però. Questo l'hanno... Allora raga, ve lo dico io che ce so fa, no? Se tu vuoi raggiungere dei risultati con una donna, ci stanno poche semplici regole che devi seguire. Se tu gli vuoi vedere le tette, non è che gli scrivi me le esci, perché no, non te le esce, ok? E l'altro raga, non gli puoi andare a scrivere che sei ingrassata, no, non esiste. Però posso dire una cosa, In questo caso ha ragione, perché io sono ingrassata, ho preso 6,5 kg dall'altro anno. Mazza. E ne vado fiera, perché è un anno e mezzo che sto a fare la dieta ingrassante, vado in palestra, mangio proteine. Brava Ambra, sì. Come Murri, però io. Come Murri senza droga, però. Capito. E giustamente sotto una foto tu in costume, tra quelli che scrivono sei una fregna, te fammi te faccio quello, faccio quell'altro, c'è uno che scrive: ma ti viro mollazio. Che cazzo te ne frega? Come se una ti si spoglia davanti e tu gli fai: ma ho spento il gas. Poi ci sta Matteo Vitale e ti chiede: ma tutte quelle dette da quando? Ho detto che è prospettiva. E comunque 7 kg. Comunque c'è. Infatti sì, raga, infatti sì. E Mike dove l'ha lasciato? Te vai a fare il mare, ha fatto le foto. Ma e io a lavorare, viene, a sgobbare. Certo, ragazzi, sono pro, ma secondo voi? A parte guarda che abbronzatura, tatta quella che stacco appunto. Già. Quindi zitti tutti. Ma io posso andare al mare, raga, c'ho l'abbronzatura uno che va al mare. Il poeta. Deve essere qualcosa che ti mangi o qualche sortileggio a renderti così bella, Ambra. In ogni caso, l'incantesimo l'hai fatto a me per quanto sei bella. Oh! Guarda questo qua che scrive: così tanto porca con un laziale. Aspetta suina. Non no raga, fidatevi, no, non gli esce proprio. Paura sta gnocca, c'ha paura degli gnocchi, quindi giovedì questo qui se non ride mai, perché se no gli dice: che te ridi, che mamma ha fatto degli gnocchi. Lui giovedì da scopa, porca troia. Da scopa, porca troia. Senza virgole, senza
Mezzo no, 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 neanche accenti, no? E questo è un appassionato di scopo. Da scopo, porca troia. Infatti io pure gli dico sempre, tu Ambra sei da scopa, infatti comincia a pulire. Ma ce ne sono tanti che si propongono per cominciare a fare pulizia. Ma infatti, ma infatti, raga, se volete scopare, chiamatemi a me. Perché comunque c'è una mano a casa, ci serve sempre. Guarda, c'è sta terrazza, se te vado a venire a vedere. Ma io più che altro da scopa, perché sono talmente secca che sembra una scopa. Sentimi, le battute fammi, tu stai qua se lo vedete. Ok, però c'è un altro che scrive: cavolo che bella gnocca in costume, sei stra sexy. Ti legge come è scritto, senza virgole. Cavolo che bella gnocca in costume, sei stra sexy. Sei. L'altro sei, non ti voglio. Pozzi venire da te. No. Pozzi. Che bella Ambra, sei la migliore, che FIFA che sei nella foto. Infatti, effettivamente, guardiamola bene sta foto, ragazzi. Aspetta. Sono Toti. Mazza Ambra, che foto che c'hai, eh? No. Cioè, sto piede è un po' malandrino, no, eh? Cioè, che il piede era messo un po' così, no? Un po' di classe, no? Solo che qua è nel suolo. Sì. Avendo il piede lungo, è sparita la caviglia. Ha fatto gang gam piede. Bei piedi, uno descrive. Ah. Dove? Bei piedi, cosa? Ma io c'ho dei piedi bellissimi. Sì, vabbè. Tra l'altro, mi arrivano un sacco di messaggi in direct dove mi chiedono di tirargli fuori i piedi, di uscire i piedi, ma... Quanti siete? Però c'è Davide che c'ha una domanda che gli viene proprio capito. Vede sta foto e dice: è il set nasale deviato per caso, Ambra? Ma che cacchio? Cioè, sì, ce l'hai. Leggermente verso destra, ma non se vedete, non è visibile perché non è esterno. Magari. Non è perfetto. Ah, vabbè, cambiamo foto, ragazzi. Io voglio questa qua in costume. Perché Ambra, mo, ci ha preso. È estate, vado a mare. Infatti fanno 200 commenti. Sei un agnocco, vieni a letto con me. E mamma li sgrida, sì, questo qua davvero ha smesso ieri di prendere il latte. Ma questi vedono il seno e pensano al latte. Ma infatti lei vede come una gnocca. Infatti, raga, lei è una gnoccolona. Io gli dico sempre: una gnocca. Sì, non gnocco la gnocca. Se quello prima scrive: come si è gnocca? Mi dai il tuo numero di telefono? Proprio l'approccio quelli aggressivi, no? Ma non si a vada, a fregna, a meravigliosa. Ma che il numero? No. Ma poi andava un sacco di moda poi. Sì, tu. Però c'è Ale, dice: le puoi per favore uscirle le tette? No Ale, oggi no, grazie, stanno in sciopero, la perché... prossima volta. Ma poi se escono, poi dove vanno? Come sei buona, che sei bella, questa te l'ha scritto un amico mio di Bucarest. Questa è una cosa che penso, non è facile quando sei una ragazza fare le foto in costume e fai like, no? Però c'è un amico che dice, che si è stufato di questa cosa, dice no, basta, e dice, fai una foto senza costume. Giù è genio. Pure oggi sto senza costume comunque, eh. Anche questo è senza costume. 2004, quindi 2004 quanti anni c'ha? 13. Ti leccherei tutta da cima a fondo. Annoiata Ambra, eh? Ti sta divertendo a fare questo video, eh? Ma tu tutto il fondo che è l'alluce, quindi addirittura l'alluce. Che schifo. No, pensa... Che te lecca tra il dito dei piedi. A parte che sui piedi miei. Sì, dai, ma chi sta a dirmi che una volta io ho visto che si allargava tra due dita i piedi. E davvero c'è stava Mosconi, c'è stava. Ovviamente uno gli dice: ma che lecchi, l'unica cosa che ti puoi leccare è lecca. Esci le amo. Devi uscire agli amo. Esci l'amo. E andiamo a pescare. Cannata a pescare. Allora, senza offesa, eh. Ma se fosse per me, ti farò una bella leccata di piedi. Senza offesa, ma che è? Col dovuto rispetto, ma sei proprio una porcona. Senti, mi però sto momento con la stessa. Oh, io mi devo allargare. Ma questo senza offesa, ma sei veramente bellissima. Che offesa grazie. È? Grazie. Un complimento. Mi è partito il Drago Sharon. Beh, però il Drago Sharon lo evochi una volta all'anno, se trovi tutte le sfere. Quindi, in quanto sei buona. Non so il romano, spero di averlo scritto bene. Ma che sto cazzi c'è buona, Mike. Che culo. Catieni, scusa, sono salentino per il mio linguaggio. Ok. Ragazzi, questi erano solamente alcuni dei commenti che potete trovare sotto le foto di Ambra, ma in realtà penso che potete trovarlo sotto le foto di tutte le ragazze. Cioè, fanno ride, però cioè, lasciano un po' il tempo che trovano. Se pensate che chi l'ha fatti con... Cioè, pensato. Ma che cacchio scrivi? Allora, ragazzi, quando trovate questi commenti sotto le mie foto, poi che avete visto questo video, mi raccomando... Vi dovete scrivere A, non si dice. Anzi, dovete scrivere A, be, pare A...
40.000 mi piace, leggiamo i messaggi in direct di Ambra, no? Ma pure sì. Va, io vi do appuntamento ai prossimi video. Ringrazio a me, ragazzi, Ambra, per essere stata in mia compagnia. Ciao. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.